Sottosegretario, una giornata piena di impegni, si è parlato anche di rotta balcanica, in arrivo 50 militari per l'operazione Strade Sicure, serviranno e basteranno per riuscire a controllare un territorio di confine? Guardi, mi lasci dire che è stata una giornata bellissima che si concluderà nel migliore dei modi incontrando i candidati di Forza Italia qui a Trieste. Una giornata positiva perché ancora una volta le Forze Armate rispondono alle esigenze del territorio del Friuli Venezia Giulia. I 50 militari si aggiungono ai 425 già impegnati. Io non so se basteranno, sono quelli che in questo momento necessitavano. Se ci sarà ulteriore necessità, siamo ovviamente pronti a contribuire ulteriormente per la sicurezza del territorio. Si gioca anche una partita importante in chiave di elezioni qua a Trieste, con Di Piazza che cerca la riconferma per il ruolo del centrodestra al timone della città. Lei immagino è qui anche per sostenerlo. Immagina molto bene, noi sosteniamo il buon governo, sosteniamo un'amministrazione che ha lavorato bene nel solco di un programma che è un patto d'onore e di lealtà con gli elettori. Lo rinnoviamo con un programma altrettanto articolato. Mi piace pensare che questa sia la città dove si fonda questo angelo che secondo me dovrà essere sterminatore della burocrazia. Il fatto di essere davvero accanto agli imprenditori, agli artigiani, a chi vuole fare impresa in questo paese, basta andare in giro per Trieste per rendersi conto di come questa città sia tornata a essere viva nonostante il Covid e ha voglia non solo di riscatto ma di imporsi come la capitale del nord-est italiano.